Benvenuti a Di Sabato, una trasmissione ricca di fatti, di notizie, ma che noi vogliamo cominciare così, ricordando che domani è il 1° maggio, è la festa del lavoro, sarebbe la festa dei lavoratori, cioè di coloro che il lavoro ce l'hanno, e quindi, come dire, di una sorta, se non di minoranza, comunque di pattuglia che resiste di fronte a un trend, peraltro mondiale, che si prefissa un obiettivo, quello di rendere il lavoro sempre più flessibile. Questa è la parola chiave che viene usata, in realtà con lo scopo di renderlo sempre più precario e quindi di non poter consentire, per esempio, a migliaia e migliaia, a milioni di giovani di prepararsi ad una vita che abbia dei punti di riferimento sul lavoro, la precarietà. In provincia di Siena la misura dei cosiddetti voucher è servita a mettere una sorta di parvenza di regolarità al lavoro nero. Il voucher non è l'inizio di una stabilizzazione del lavoro, è semplicemente mettere una maschera al lavoro nero. E di tutto questo però ovviamente siamo inondati ogni giorno di statistiche positive, di trend positivo, di una ripresa che c'è e c'è probabilmente in relazione però a quello che accade nella dinamica internazionale, perché nessun paese ormai può fare quello che vuole da se stesso, ma il lavoro non è più un dato certo della vita delle persone e questo non è colpa di questo governo, di quello precedente, è colpa di tutti e di nessuno. Domani è una festa del lavoro così però e a noi non piace francamente. E allora noi andiamo avanti con la cronaca che ci riguarda più da vicino. La città attende i nomi. Stamani mi sono svegliato e avevo un SMS nel cellulare, un altro invece messaggio nella posta privata di Facebook dove mi si chiedevano i nomi dei 4 arrestati per i festini a base di prostitute e droga. 4 arrestati, 60 denunce. Io i nomi non li ho ovviamente perché su queste inchieste c'è una privacy molto stretta, il rispetto della privacy molto stretta e anche del segreto istruttorio ovviamente. Però è chiaro che il tantam in questa città più attenta a chi fa i festini a base di droga e prostitute rispetto a chi ha rovinato una città con lo scempio del Monte dei Paschi, il tantam è iniziato e allora tutti a caccia dei 4 indagati. Chiudiamo pagina e andiamo avanti adesso illustrando i nostri servizi di apertura. Cominciamo con il Palio. Perché il Palio? Perché c'è stato il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico e inevitabilmente useremo questa parola e la useremo sempre di qui a quando ci sarà la terra in piazza. Inevitabilmente il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha detto il Palio, come dire, attenzionato da telecamere, da un'opinione pubblica divenuta mondiale, è appunto un evento mondiale dove ci sono 30-40 mila persone concentrate in una grande piazza. Beh, attenzione, merita la stessa cura nella sicurezza che meritano appunto i grandi eventi mondiali rispetto, è chiaro, alla paura del terrorismo. Questo è ciò che doveva fare il Comitato per la Sicurezza. Lo sentiremo, questo è ciò di cui doveva dare notizia al sindaco, però calma, cioè non lasciamoci adesso, come dire, abbattere l'ultima nostra frontiera di identità vera. Non andiamo incontro al Palio con la paura del terrorismo, perché questo sarebbe solo, come dire, assuefarsi al trend mondiale. Noi siamo forse un po' diversi, rimaniamo e quindi è una notizia, la dobbiamo dare, ne è stato parlato, basta. Poi ci sono i cavalli, l'attesa dei fantini e tutto quello che è la nostra tradizione e la nostra civiltà. Il primo servizio è dunque l'intervista al sindaco Bruno Valentini, Palio e sicurezza. Secondo servizio, noi torniamo sulla vicenda della scuola dell'infanzia alle Scotte. Non rientriamo più, per carità, in posizioni politici, rappresentanti istituzionali, consiglieri regionali. Ognuno ha visto già, insomma, e può piluccare ciò che ritiene positivo tra queste posizioni. Ricordiamo soltanto che c'è una petizione lanciata su change.org e lanciata soprattutto dalle maestre della scuola dell'infanzia, in cui si può dire che questa scuola deve essere salvaguardata e non può essere un parcheggio, non può essere che la scuola primaria rimane e i bambini della scuola dell'infanzia stanno dentro la scuola primaria dove ci sono bambini di 6 anni insieme a quelli di 3 a fare che cosa?
insomma, magari gli mettono un filmino di Peppa Pig mentre gli altri fanno un'attività educativa. Altrimenti, se quella resta un'area di parcheggio, è anche un'offesa alla professionalità delle maestre, non a quelle, soltanto a quelle della scuola dell'infanzia, in generale. Perché le educatrici ci sono negli asili per quei bambini, vuol dire che c'è bisogno di una proposta educativa che stia dentro per davvero a quella che il Ministero propone ogni anno attraverso i tabulati, i computer e non e assegnando i posti e le cattedre e non entrare di rincorsa, magari come abusivi, per tenere in una stanza i bambini ricoverati alle scotte che hanno l'età della scuola dell'infanzia. Questo è il secondo servizio. Il terzo servizio è venuto il procuratore antimafia a Siena e ha detto che sullo scempio, non ha usato lui questa parola, ovviamente la uso io, sullo scempio del Monte dei Paschi la mafia non c'entra. Magra consolazione. Vediamo questi tre servizi. C'è stata una riunione con il prefetto e il questore per la sicurezza. Esatto, ieri mattina ci siamo visti per fare il punto su ciò che ormai è consolidato e anche magari per vedere se c'è qualcosa di nuovo da definire in relazione anche a questa situazione internazionale che non ci fa stare tranquilli come italiani più che come senesi, che potrebbe anche magari aggravarsi nel caso che l'Italia potesse essere coinvolta in un conflitto o in una missione di pace in modo ancora più diretto. Siena non è un luogo fra i più in vista rispetto a questo rischio, però è una grande città di fama internazionale dove avviene un avvenimento che è noto in tutto il mondo. Quindi senza preoccuparsi, perché poi alla fine l'obiettivo dei terroristi è esattamente quello di far cambiare a noi, agli europei, ai cittadini, le nostre abitudini, però dobbiamo mettere in atto tutte quelle misure che sono necessarie. Già è stato fatto molto, dovremmo estendere un po' i controlli per essere sicuri, soprattutto in Piazza del Campo, intorno a Piazza del Campo, sia fatto tutto quello che è necessario e su questo occorre anche collaborazione. Io chiedo espressamente, l'avrei detto stasera, colgo questa occasione, per dire ai senesi, non solo ai contadini ma ai cittadini tutti, ci sono le forze dell'ordine, quelle con la divisa e quelle senza la divisa, che mettono in atto a Siena come nel resto d'Italia attività di intelligence, come si dice, nonché di prevenzione diretta vera e propria contro ogni possibile minaccia. Però è importante e necessario che ogni cittadino, se vede qualcosa di strano, e soprattutto i cinesi che vivono la città come una proiezione della propria casa, il proprio rione, ma anche i quartieri periferici, con molta attenzione, se notassero qualcosa di strano, perché queste cose non nascono mai al momento, ma sono in qualche modo preparate, cioè i possibili attentati su cui non c'è nessun segnale, evidenzio, che possa far pensare che Siena sia particolarmente nel mirino di questo rischio, ecco, se nota qualcosa di strano lo segnali, perché è indispensabile avere una forte e continua collaborazione da parte dei cittadini sulla criminalità normale e soprattutto in questo caso qua. Ripeto, è normale amministrazione, anche se in un clima particolarmente rischioso, non c'è niente che possa farci pensare che Siena sia un obiettivo sensibile, non ci sono segnali. Però la vigilanza in questo caso va aumentata senza cambiare le nostre abitudini e il modo con cui noi vediamo la vita e la nostra festa. E per l'ennesima volta parliamo della scuola dell'infanzia al Policlinico Santa Maria Le Scotte. Ne parliamo perché anche in questa settimana abbiamo avuto modo di aggiornare un po' la situazione. Soprattutto diciamo che la parte principale di tutta la discussione l'hanno portata le due insegnanti della scuola, appunto, che riguarda la scuola dell'infanzia del Policlinico delle Scotte, due insegnanti che non saranno più in questo ruolo a partire dall'anno scolastico 2016-2017. Bene, loro hanno messo i puntini sulle i su quelle che è l'importanza di questo servizio ed in particolare cosa hanno detto? Hanno detto che di fatto il problema più grande sarà che
un bambino di 3 anni ricoverato all'ospedale andrà a scuola insieme ad un bambino di 10 anni, quindi una differenza evidente anche per quanto riguarda le necessità che possono avere di crescita appunto i bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Policlinico delle Scotte. Cosa è successo? C'è stato l'ennesimo botta e risposta, insomma soprattutto all'interno della maggioranza c'è questa continua frizione tra il consigliere regionale Stefano Scaramelli e il sindaco di Siena Bruno Valentini, non solo perché anche Siena Attiva, insomma senza magari citarlo in un comunicato stampa, attacca lo stesso Stefano Scaramelli. È bagarre politica su questa scuola dell'infanzia, questo è indubbio. C'è un altro aspetto molto importante, ovvero una petizione lanciata proprio dalle due insegnanti che hanno perso questa cattedra e quindi sono state spostate ad un'altra destinazione, una petizione online su change.org proprio per chiedere di mantenere aperta questa scuola dell'infanzia. Chiudendo il cerchio, il ragionamento, possiamo dire che ne abbiamo parlato molto in queste settimane, c'è un dato di fatto, ovvero che questo servizio viene depotenziato. Un bambino dai 3 ai 5 anni avrà sempre un supporto scolastico se ricoverato alle Scotte, ma sarà un supporto scolastico ben diverso da quello che aveva fino a questo momento. Vediamo se effettivamente insomma le intenzioni del sindaco Bruno Valentini e dell'assessore all'istruzione Tiziana Tarquini di rivolgersi direttamente al Ministero dell'Istruzione possano avere appunto queste intenzioni delle risultanze positive su quelle che appunto potranno essere le decisioni anche a livello nazionale su tutto questo. Tra l'altro anche in Consiglio Comunale proprio le minoranze hanno stimolato il sindaco per dare battaglia in tutti i modi per cercare di mantenere questo servizio. Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, è stato oggi a Siena per incontrare il procuratore capo Salvatore Vitello e i rappresentanti delle forze dell'ordine di Siena. Se non ci sono condizioni di giustizia efficiente e di sicurezza vera, è difficile che gli investitori dall'estero vengano ad investire nel nostro paese e soprattutto nel Mezzogiorno, ha detto ai nostri microfoni Roberti parlando della situazione della giustizia italiana. Lo sviluppo reale è la premessa per la crescita democratica del paese. La riforma della giustizia è la premessa indispensabile per lo sviluppo, ha detto ancora il procuratore nazionale antimafia. Roberti infine ha parlato della situazione di Siena, escludendo il ruolo della mafia nelle vicende del Monte dei Paschi di Siena. Da qualche segnale c'è stato, non in questa provincia, molto diciamo modesto, insomma, non è che sia mancato, ma è stato molto limitato. In altre province, nella provincia di Firenze, è più presente. Ci sono questi segnali, l'importante è intervenire soprattutto in funzione di prevenzione per evitare che di dover poi registrare qui in Toscana quello che abbiamo tristemente constatato in altre regioni del centro-nord, soprattutto in Lombardia. Non è emesso un legame, ma una realtà diciamo di mafia o presenze mafiose con riferimento alle vicende del Monte dei Paschi, questo non lo si può assolutamente affermare. Si deve invece affermare che è necessario conoscere e approfondire tutti gli aspetti di questa realtà per prevenire eventuali connessioni anche tra criminalità organizzata e criminalità economica, tenendo presente che oggi la corruzione è uno strumento molto frequentemente utilizzato dalla criminalità mafiosa per raggiungere i propri obiettivi. Bene, eccoci qui, il nostro primo ospite di sabato questa settimana è Sandro Vannini, che è come dire uno dei promotori di Senesi nel Mondo, questa bella manifestazione, cioè questa bella iniziativa che è stata presentata giovedì nella Sala delle Lupe. C'eravamo ovviamente anche noi di Siena TV, forse diciamo uno, ho detto un po' poco, diciamo l'idea è tua, dai, diciamo la verità. Ma l'idea sì, è mia, ma con il contributo, l'arricchimento di tutti gli altri soci fondatori, tra l'altro ringrazio Siena TV che avete fatto la diretta televisiva dell'evento. L'idea parte da lontano, rispettosamente prendendo gli spunti positivi anche di tante persone del passato che sono state citate nell'occasione anche da Simone Petricci, quindi l'idea nasce nel dopoguerra, la lancia un po' Silvio Gigli, poi non viene concretizzata, nasce l'associazione Senesi e Grossetani a Roma, tuttora esistente, un po' vintage, nel senso che i componenti hanno maturato una certa anzianità di vita, sono persone molto in là con gli anni. Abbiamo attualizzato quegli embrioni di ragionamenti con questa associazione Senesi del Mondo, che emula
i lucani nel mondo, ma direi in maniera più toscana i lucchesi nel mondo. Allora, vediamoci subito il servizio su come è andata giovedì nella Sala delle Lupe. Si è tenuta oggi nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico il primo ritrovo dell'Associazione Istenesi nel Mondo, un'associazione che si è posta e si pone l'obiettivo di essere punto di riferimento di tutti quei senesi emigrati all'estero o comunque in città italiane che non siano Siena, ma comunque molto legati alla tradizione del proprio territorio e alla propria città. Quindi un evento importante sia per la città di Siena sia per i cittadini di Siena. Noi siamo entrati nella Sala delle Lupe, abbiamo cercato di capirne di più, ascoltare le testimonianze e ora ne vediamo appunto un estratto di questo primo ritrovo dei senesi nel mondo. Non è una occasione per fare soltanto gli applausi a loro, che non vogliamo che prenda questa linea. Il nostro obiettivo è che loro ci raccontino la loro esperienza, ma anche un'idea di proposta per la città di Siena. Un'idea che però non sia un libro dei sogni, che non sia l'album delle figurine, ma che sia un'idea concreta di opportunità finanziaria, di business da portare in questa città. Sandro Vannini, torniamo a ragionare di questa iniziativa. Intanto mi sembrate rivoluzionari, perché per la prima volta, devo dire, per la prima volta è un po' troppo assoluto, insomma non è così frequente, mettiamola così, a Siena, che gente che si ritrova metta subito in campo delle idee, cioè presenti dei progetti. Cioè il senso che ho percepito giovedì, seguendo da lontano la mia sede di lavoro extra moenia l'iniziativa, è che Senesi nel Mondo porta in campo le idee dei senesi nel mondo e le mette a disposizione della città, brutte, belle, da buttare in un cestino, ma vi siete presentati con una competizione di idee, non è male. Competizione di idee, e soprattutto abbiamo chiesto ai 23 testimonials dei senesi nel mondo, cioè questi senesi che sono in Italia e nel mondo, che fanno professioni diverse e che sono venuti fisicamente, e 5 in collegamento Skype, abbiamo chiesto non di raccontare la chi propria sono, esperienza, che fosse un'iniziativa autocelebrativa. Esatto. Ma rapidamente nome, cognome, professione, contrada, l'ultima domanda, ma nel corpo dell'intervista e dell'intervento lanciare la proposta correlata a cosa loro nella mansione che svolgono possono fare per concretizzarla. Per esempio Daniele Menci, collegamento Skype da Milano, direttore generale della Sony Italia. Alla luce di un'esperienza positiva 3 anni fa, dove la Sony sostenne il concerto di Battiato qui a Siena in collaborazione con l'OPA, è a disposizione lui e l'azienda, quindi sia lui come professionista e l'azienda come possibilità organizzativa e finanziaria, a riportare un evento di quella importanza, un festival della musica, un festival musicale a Siena una volta all'anno, come fa Lucca con il Comics, qualcosa del genere. Lui mette a disposizione la sua competenza, il suo sistema di relazioni e soprattutto il marchio Sony. E poi tanti altri, no? Tanti che altri. Magari mi farebbe piacere, magari contattare anche per le prossime trasmissioni. Io concludo il ciclo il 28 maggio, magari anche con collegamenti Skype, cercare di portare questo contributo di idee, che è appunto quasi eretico a Siena questa roba. Sì, eretico. Devo fare un piccolo attestato di solidarietà a Raffaele Ascheri, appunto l'eretico, perché c'è stata una sentenza civile, risarcimento che lui deve all'arcivescovo Antonio Buoncristiani, che è stata vergata da un giudice in pensione. Solidarietà a Raffaele Ascheri. Prego. Ora ho citato Daniele Menci, ma per dire Beatrice Barcagli di Stoffi, che è governatrice del British Institute Florence, potrebbe mettere su un evento a Siena di riallacciamento dei rapporti e rivitalizzazione dell'interesse degli inglesi verso questa città. L'ha chiamato Forum Inghilterra Siena, ha contatti con la Camera di Commercio Italiana a Londra e la Camera di Commercio Inglese in Italia, che è a Milano, e l'ambasciata, sistema di relazioni che mette a disposizione. Montomolo Emanuele, un senese in Siena ma che gira molto spesso,
ha proposto insieme ad altri docenti universitari, gli hub universitari, sostanzialmente dei building, come lui li ha definito, degli edifici che alcune università statunitensi acquistano nelle città d'arte e le trasformano nel periodo estivo in summer school. Esempio prossimo via Cavour, la Kent University ha fatto ciò a Firenze, questo hub universitario. Lui lo sta cercando di costruire una summer school sul tema delle biotecnologie. Vola l'idea. E Eleonora Micheli, lei parla di una fiera di arte contemporanea, giornalista del Sole 24 Ore, ha curato una arte contemporanea, temporanea ovviamente a Basilea, potrebbe fare la medesima cosa presso il Santa Maria della Scala. Poi abbiamo Federico Dabizzi, che ha un patrocinante in Cassazione, responsabile toscana per Confindustria USA in Italia, ha depositato a delle istituzioni del territorio un progetto sostanzialmente distretto culturale e turistico, è stato fatto anche a Recanati, distretto di Giacomo Leopardi, alla Tuscia, a Viterbo, a Gonzaga, a Mantova, sono praticamente una rete di imprese che è un requisito giuridico per l'accesso a un finanziamento nazionale. Luca Fiorito, ti fermo un attimo, perché ha parlato di distretto culturale e turistico. Noi abbiamo incontrato, possiamo dire casualmente, stamani il sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi, perché è stata presentata una proposta di legge che consentirebbe, se passa, di mettere un fermino rispetto alla liberalizzazione sfrenata dei negozi nei centri storici delle città storiche. Firenze è già partito, Siena non è partito, è ferma al canape, però questa legge potrebbe dare un input molto consistente. E allora noi vogliamo sentire un po' da Giacomo Bassi di che si tratta, ecco, nel merito, vediamo. Allora, in Piazza del Campo Giacomo Bassi, sindaco di San Gimignano, l'abbiamo preso al volo, perché? Sì. Preso al volo perché? Perché è stato tra i protagonisti della presentazione di una proposta di legge, prima firmataria Rosa Maria Di Giorgi, senatrice, una proposta di legge che dice i centri storici delle città storiche potrebbero avere un trattamento diverso rispetto alla liberalizzazione sfrenata dei negozi. Tuteliamo un po' le attività tradizionali, storiche, eccetera, è così? Sì, è esattamente così. Il ragionamento si fonda su un principio, e cioè che il sito UNESCO, in questo caso, partendo da quelli, ma poi il discorso si può allargare, il sito UNESCO non è solo il contenitore, ma è patrimonio mondiale dell'umanità anche il contenuto, cioè tutto ciò che contribuisce a percepirne fino in fondo il significato, la bellezza e quindi anche l'essere patrimonio mondiale dell'umanità. Allora, non basta tutelare i muri, ma bisogna tutelare anche la vita che dentro a questi siti si svolge, e quindi anche il commercio, e quindi provare a sterilizzare il più possibile ciò che è incongruo rispetto al significato e al valore. Su questo il Comune di Firenze ha fatto un atto di coraggio straordinario, che speriamo regga dal punto di vista dell'impatto normativo, e cioè ha detto che dobbiamo riuscire a sterilizzare e a non avere una presenza così massiccia di tutta una serie di attività, mini market, friggitorie, kebab, non è un discorso razzistico, è solo un problema di incongruenza, incongruenza, e provare a rivalorizzare e a un po' obbligare il commercio a riorientarsi verso ciò che è tipico, che è naturale, che è profondamente tradizionale in questi luoghi. Fra l'altro proprio facendo perno sul regolamento UNESCO, no? Facendo perno sul regolamento UNESCO, su una serie di norme che stanno dentro al codice dei beni culturali, ma che purtroppo confliggono in maniera forte con le lenzuolate dei decreti Bersani e con la liberalizzazione europea del commercio e la totale deregulation. Allora, questo progetto di legge che tu ricordavi va in questa direzione, cioè di rimettere nella cassetta degli attrezzi dei sindaci qualche strumento in più per governare e un po' orientare, mettere dei paletti a questo fenomeno che è palesemente
deteriore in tante situazioni rispetto al concetto di bene culturale, di sito UNESCO, cioè di luogo che prima ancora di essere una città è un bene culturale del mondo, cioè, dell'umanità. Siena, Pienza, San Gimignano stanno dentro come siti UNESCO. Esatto, no? E io come presidente pro tempore dell'associazione che riunisce i siti UNESCO ero lì a dare il sostegno, perché questo è uno dei punti fondamentali del nostro programma di lavoro, dare il sostegno a questo progetto di legge perché va nella direzione giusta, cioè di quella di riuscire in questi luoghi a evitare le storture, le disomogeneità rispetto a... perché è quello che ci chiede la gente, ci chiedono i turisti, anche quelli più avvertiti dal punto di vista culturale, percepiscono negativamente questa palese incongruenza. Eccoci, grazie a Giacomo Bassi, grazie e andiamo avanti. Buon lavoro, grazie. Beh, questa cosa, insomma, di questa legge consentirebbe di, insomma, di frenare un po' l'invasione dei grembiulini, delle mutande, delle cose tutte in franchising che sostituiscono i negozi storici, insomma, sarebbe tanto male, sì, se possibile. Soprattutto anche quelle... Cioè, Bersani e Monti hanno fatto tanto guaio sì, per noi con la liberalizzazione. Per dire, a famosa. Siena non vediamo questi mini market come in altre città, come Pisa, per Firenze, ora, per ora... Tra l'altro con grandi problemi perché lì i minori possono acquistare in maniera meno controllata anche gli alcolici, no? Quindi voglio dire... Beh, dei pochi giorni fa l'aggressione al gestore di un mini market che voleva stare nelle regole e che non vendeva alcol oltre l'orario consentito è stato aggredito, minacciato dal racket, perché lì c'è un racket e potrebbe arrivare anche a Siena prima o poi, insomma. Speriamo di no. Speriamo di no, però insomma, se passa questa legge e consente di arginare, non è male. Ecco. Questo è importante, sì, sì. Ultima cosa che ti voglio chiedere. Sei un uomo di Siena, un uomo di Palio, noi abbiamo dato all'inizio l'intervista al sindaco Bruno Valentini, il Comitato per la Sicurezza si è occupato, diciamo, delle questioni del Palio rispetto alla dinamica globale, che è quella di una, come dire, presenza di una paura di iniziative di terrorismo in presenza di grandi eventi. Che effetto ti fa questa cosa? Beh, insomma, sì, cioè il rischio del terrorismo di fronte a una situazione durante il Palio, questo sta dicendo. Beh, questo, di questo si è occupato ne, il Comitato. Ne parliamo da tanti anni, speriamo sempre che questo non sia, insomma, non accada. Boh, non lo so, non creerei una situazione allarmista. Esatto, ecco. Io infatti all'inizio ho lanciato questo appello. Sì, ecco. Facciamo come se niente fosse, cioè ci pensa e ci deve pensare. Sì, ci sono gli organi preposti, però anche il problema della percezione, se poi creiamo anche noi, no, un livello di attenzione così alto, lo mettiamo nell'agenda delle notizie, allora anche i cittadini la percezione della pericolosità aumenta e poi tutto sommato, voglio dire, non è l'unica manifestazione a rischio. Quindi è ovvio, dire, no, ecco, che quindi è per tutte le manifestazioni. Non possiamo accettare di rimanere a casa a guardare la televisione. No, ecco, c'è la TV, va guardata. C'è la TV, insomma, però voglio dire... Il Palio va vissuto. Il, insomma, il diritto alla libertà, il diritto anche a godersi il Palio va, il tempo va vissuto libero. E facciamolo come sempre. Ultima cosa invece, ultima bis. In settimana il Consiglio regionale, tu sei presidente del Corecom Toscano, sei stato, credo fino a poche settimane fa, coordinatore di tutti i presidenti dei Corecom regionali italiani, diciamo, e il Consiglio regionale ha detto apprezzamento per l'attività svolta dal Corecom nel 2015, obiettivi centrati, approvato il consuntivo, eccetera, eccetera. Sì. Da senese nel mondo questo è un buon risultato. Buon risultato, speriamo anche nell'apprezzamento complessivo anche che credo che alcuni della minoranza abbiano fatto astensione, perché il Corico è un organo di garanzia e quindi è un organo non solo di parte, assolutamente di parte, ma un organo che garantisce la par condicio alle elezioni regionali, comunali, europee. Fa piacere perché la Toscana, grazie anche al coordinamento nazionale, oggi è divenuto il Corico in Toscana punto di riferimento nazionale per il tema, una delle 7 deleghe Agicom, cioè la tutela dei minori non soltanto nelle televisioni ma anche nel complesso sistema della comunicazione web. Certo.
Firenze ha il Centro Nazionale di Formazione Internet e Minori per le insegnanti di tutte le scuole della Toscana, ma anche dell'Emilia Romagna e dell'Umbria. Sono già stati fatti 8 corsi gratuiti per le insegnanti, è stato fatto anche un corso decentrato a Siena con 25 partecipanti e continua l'azione di Media Education all'interno delle scuole. Il Vademecum Internet e Minori al tempo è stato un prodotto innovativo, oggi è emulato e adottato anche da altri curriculum italiani. Bene. È un nuovo tema, non è diciamo l'argomento della biblioteca egiziana, no, però web e minori, internet e minori è la nuova frontiera di interesse delle prossime generazioni. Ecco, a me ha fatto piacere che tu da presidente, nei tuoi vesti quindi ufficiali presidente del Corecom, abbia parlato di un tessuto imprenditoriale televisivo sano nella nostra regione. Sì. Questo hai detto, insomma. Tenuto a precisarlo perché la Corecom Toscana, anche se non vale, però è il terzo o quarto Corecom ad approvare le graduatorie, dietro ad alcune piccole regioni come quella della Val d'Aosta e della Basilicata, che hanno rispettivamente 2 e 4 emittenti. La Toscana con 29 emittenti che partecipa alla domanda per i contributi ministeriali, ma poi le emittenti sono più delle 29, non ha mai avuto in passato, negli ultimi 3 anni, contenziosi amministrativi, ricorsi giurisdizionali, giurisprudenziali, anche di natura spinosa, come invece avviene nel 70% degli altri Corecom, per merito di 3 elementi: un tessuto imprenditoriale molto corretto, quello delle televisioni, di imprenditori sani, attenti, rispettosi delle norme e anche della modulistica e degli adempimenti amministrativi nei confronti anche del personale. Un'attenzione anche degli uffici e anche direi anche nostra del comitato. Il terzo momento, un po' di fortuna, che quella ci vuole. Quella ci vuole, sì. Va bene, grazie a Sandro Vannini di essere stato con noi. Adesso grazie, andiamo, grazie a te. Andiamo a vedere l'opinione della settimana. Senio Sensi. L'associazione Senesi nel Mondo si è presentata alla città 2 giorni fa ed è stato un successo. Successo per la novità, per le numerose testimonianze e per aver dato chiaro il messaggio di come sia possibile utilizzare esperienze e buoni risultati dei cittadini non residenti per favorire la ripresa che, se c'è, è molto debole. Hanno illustrato anche il frutto positivo del loro lavoro alcuni imprenditori locali già affermati, tra cui il responsabile di Smeira, startup universitaria con un fatturato per il 99% internazionale, e quello della Life Sciences, Scienze della Vita, Biotecnologie Toscana, che qui opera ormai da tempo, terza in Italia, per favorire l'insediamento di imprese in Siena. Sia direttamente sia attraverso interventi tramite Skype abbiamo poi assistito ad una carrellata davvero impressionante di proposte fatte da senesi emigrati che, almeno sulla carta, hanno il dono della fattibilità e forse della creazione di nuovi posti di lavoro. Senz'altro hanno quella del marketing per la città. Alcuni esempi. Un forum di comunicazione tra Gran Bretagna e Siena per una piattaforma culturale ed economica. Una fiera di arte contemporanea aperta a galleristi internazionali che possa attirare un turismo di qualità da ogni parte del globo. Spazi espositivi, tra cui ovviamente il Santa Maria della Scala, per una vetrina di eccellenze italiane e con una rassegna di pittori con opere nostri del Novecento. Il trasferimento poi qui da noi di parti dei musei aziendali di leader internazionali, quali Kartel, Ducati, Frau. Festival della musica coordinata con la Sony, dove opera una intelligenza senese. Un distretto turistico che faccia sistema. Ci sono già finanziamenti disponibili ed alcune proposte inviate ad istituzioni senesi che per ora non hanno avuto ancora risposta. Sfruttamento dei bandi europei già esistenti per la comunicazione elettronica. Sinergie tra le zone del tartufo nazionale e con i nostri territori per l'ottenimento per il prezioso tubero come patrimonio dell'UNESCO. Concorsi internazionali per progetti già gestiti in Germania da un senese. Per la riqualificazione energetica degli immobili, ricerca per la conservazione delle biodiversità e poi la sorpresa di un ex servitore dello Stato divenuto scrittore di storie di spionaggio internazionale, se abbiamo ben capito, bestseller
in America, i cui proventi sono stati poi devoluti ad una casa di produzione cinematografica di Hollywood affinché il film che deriverà da un suo lavoro abbia la location in Siena, e a seguire la stessa cosa per la fiction televisiva con uguale soggetto. Il produttore ne è entusiasta, noi metteremo i paletti. Insomma, un insieme di possibili nuovi prodotti che con il brand Siena qualificante potrebbero dare davvero una scossa alla nostra economia. Il sindaco, introducendo i lavori, si è dichiarato totalmente disponibile, affermando che il nostro è un territorio che può attrarre sempre più investimenti. I progetti che possono essere finanziati dall'Europa sono raggiungibili e un impulso può essere dato anche da questa nuova associazione, appunto Senesi nel Mondo, che per ora non parla il politichese e speriamo che non lo faccia nemmeno in campagna elettorale, insomma che nessun partito ci metta il cappello sopra. Ma si impone una amara considerazione in conclusione. Quante belle intelligenze abbiamo esportato nel mondo, alcune delle quali per la grande specializzazione giustamente emigrate, ma altre che con una migliore gestione delle risorse che avevamo potevano benissimo rimanere tra di noi, offrendo professionalità e passione civica, e la città forse sarebbe invecchiata di meno. Se volete ci vediamo la settimana prossima. Bene, allora è con noi ospite qui della Osteria Bigelli in Piazza del Campo Fabrizio Landi, grazie di essere qui, presidente di Toscana Life Science, poi anche altre cose, consiglio di amministrazione di Finmeccanica, imprenditore di successo nel settore biomedicale, insomma limitiamoci così, il curriculum è lungo altrimenti. Allora Fabrizio Landi, ieri è stato presentato il bilancio di Toscana Life Science, beh insomma qualche obiettivo, anzi più di uno, comincia ad essere centrato. Ricordiamo le cose importanti proprio. Ma intanto, forse cos'è TLS? Perché io spesso mi accorgo che nel mondo, come sempre, nemo profeta in patria, no? Siena non sa molto di questa vicenda. Ovviamente la vicenda in parte parallela di Siena Biotech, che ha probabilmente preso molto la stampa e la discussione negli anni passati, anche perché molte risorse sono andate su questa vicenda che, come noto, non è finita bene. Ma questa vicenda parallela, cioè la volontà di costruire in questo territorio un'expertise nelle scienze della vita. Le scienze della vita sono tutte le applicazioni che riguardano con la salute, che vanno dal farmaco all'apparecchio medico, ma cosa importante per questo territorio è la nutricetica, cioè l'utilizzo degli alimenti come strumento di cura. Questo fra l'altro è anche un modo di collegare con la cultura del territorio, cioè io conosco alcuni agricoltori di questo territorio che producono ad esempio prodotti come farine particolari che hanno un effetto importante all'alimentazione, ahimè poi queste farine le vendono in Francia perché non ci sono nel canale italiano industriale ancora abbastanza imprenditori in questo campo. Quindi cos'è TLS? È nato come un incubatore, cioè un posto dove giovani che avevano idea di fare azienda nel settore potevano venire. Nel tempo lo stiamo trasformando, ed è il lavoro di questi due ultimi anni, in che cosa? In un facilitatore, e questo è il termine che uso più spesso, e attrattore di ricerca ed impresa per favorire il trasferimento tecnologico nel settore. Cosa vuol dire? Credo che il futuro di questa città, del suo territorio, sia finalmente non più la banca. Io, è un fatto molto importante, abbiamo fatto recentemente col direttore Paolini un conto, a Siena sono ormai 3.700 persone, Siena nel suo territorio, che lavorano nel campo scienze della vita. Nettamente di più della banca, questo è un grande fenomeno, tra l'altro in un settore in espansione, i senesi non lo sanno, ma nella collina che chiamano Sclavo c'è il più grande centro di ricerca al mondo sui vaccini, è un fenomeno che io ricordo sempre perché dico queste cose perché TLS non si capisce se non inquadrata questo scenario. La politica e i mass media non sono molto occupati di quello che è successo nell'ultimo anno, voi ricordate che Novartis ha ceduto tutto il settore vaccini, certo, alla Glaxo. In questa operazione non c'era solo Siena, c'erano altri siti. Nell'operazione sono stati persi 2.000 posti di lavoro, a Siena 66. Cioè, vuol dire che è una scelta chiarissima, tra l'altro a Siena ce ne sono 2.800, 1.100 ricerca e 1.700 nei processi produttivi a Rosia. 66 vuol dire che da qualche parte, infatti hanno chiuso un laboratorio con centinaia di persone negli Stati Uniti, ridotto drammaticamente in Germania, cioè non hanno chiuso in posti strani, hanno chiuso impianti negli Stati Uniti, in Germania, impianti in Belgio,
perché hanno scelto Siena come top class. Questo è un dato molto importante, e finisco, sì? Un'altra cosa, anche questa poco notata. Un mese fa la più grande farmacia italiana, Menarini, ha investito 100 milioni a Rapolano Terme in un altro sviluppo di vaccini, cioè questo territorio sta diventando il centro più importante al mondo in una cosa fondamentale per la salute che sono i vaccini. E TLS che cosa fa, cosa c'entra in questa vicenda? Perché TLS ad esempio si sta occupando fra le sue missioni di aiutare aziende o strutture che nascono intorno a questa vicenda, ad esempio abbiamo un'azienda che si chiama Vismederi, abbastanza nota, che è un'azienda che fa studi clinici specializzati per il mondo dei vaccini, questi molto specializzati. Quindi l'obiettivo è appunto di convincere altre imprese o anche gruppi di ricerca pubblici a venire a fare ricerca da noi, e questo è un po' il progetto. E sta andando bene perché ovviamente noi abbiamo beneficiato negli anni di sviluppo, adesso abbiamo avuto, con l'aiuto del sistema sanitario regionale, abbiamo preso in affitto dal curatore fallimentare le strutture molto belle di Siena Biotech, che sta diventando uno straordinario momento di attrazione di nuove imprese e nuovi laboratori. Allora, noi ci vediamo un attimo al servizio che abbiamo mandato nel TGT ieri, proprio sulla presentazione, insomma, dell'attività del bilancio di Toscana Life Science. Poi torniamo. Più di 5 milioni di fatturato, oltre 10 di finanziamenti attratti, ammontano ad oltre 20 milioni di euro le risorse generate e attratte nel 2015 sul territorio da Toscana Life Science, incubatore di imprese che opera nel settore delle scienze della vita. Il Consiglio di amministrazione ha approvato un bilancio molto soddisfacente di poco superiore ai 6 milioni, coperto dai contributi di Fondazione MPS, Regione Toscana, fatturato entrate derivanti dai servizi. Tutto frutto di un'attività molto diversificata e in espansione. Insomma, si tratta di una vera e propria Farm Valley, rilevati i locali della ex Siena Biotech, stipulate convenzioni con enti locali, università e scuole superiori della Toscana. TLS guarda al futuro in maniera ambiziosa, cercando di crescere ancora, sviluppando non solo il distretto toscano delle scienze della vita e vaccini, ma cercando di focalizzare la ricerca su malattie orfane e medicina di precisione, industrializzazione e internazionalizzazione. Allora, i numeri nel 2015 sono stati molto positivi, sia per TLS ma soprattutto per i nostri gruppi e le nostre imprese incubate. Infatti siamo riusciti a attrarre sul territorio circa 20 milioni di euro che derivano in gran parte da fondi propri di questi gruppi, da grant di ricerca e da finanziatori esterni che sono interessati all'innovazione che viene sviluppata da questi soggetti. In parte ovviamente quelli che vengono attratti da TLS per riuscire a gestire l'intera partita e poter mettere a disposizione dell'intero sistema le competenze e le piattaforme utili. Allora, bene, abbiamo visto il servizio. A me ha fatto piacere, Landi, che lei abbia parlato di lavoro. Domani è il 1° maggio, io l'ho detto all'inizio della trasmissione. Beh, insomma, una festa del lavoro, di un lavoro diverso che sta cambiando, con qualche lato positivo, con molti lati negativi. Allora, tutto quello che abbiamo detto sulle prospettive Toscana Life Science, sulla terra, diciamo, della ricerca scientifica e dei vaccini, lei ha già detto, ha usato un finalmente rispetto alla banca, penso che accennasse al fatto che almeno finalmente si cercano nuove prospettive, che, economiche che, e di lavoro anche. Certo, allora, non esiste lavoro se non c'è sviluppo economico e viceversa, cioè sono due legami, diciamo, escluso la pubblica amministrazione dove il lavoro è legato ai servizi che lo Stato deve dare, tutto il resto del sistema, se non c'è la componente economica non c'è lavoro. Allora, il fatto che nella provincia di Siena oggi la prima forma di impiego sia lavorare al centro della vita, cosa fra le poche al mondo, cioè non sono molti i territori, perché ricordiamo, questo è un privilegio, è uno dei settori più ricchi al mondo. Io invito chi non conosce a farsi una passeggiata con la macchina a Rosia, a vedere gli stabilimenti, non potrà entrare, ma è chiaro che sono stabilimenti ecologici, che sono green, cioè uno basta andare a vedere uno stabilimento di autovetture, di uno stabilimento diverso, cioè è uno stabilimento compatibile con il territorio, lo stesso gli altri stabilimenti delle altre aziende che ci sono, più piccole, perché a Rosia non c'è solamente Glaxo, ma c'è ad esempio una bella storia senese che è quella di Philogen, certo, di una famiglia senese che viene dalla tradizione Scravio, che ha recuperato un impianto, Neri, no? Esatto, un impianto, una bella storia, un impianto abbandonato dalla Bayer recuperato. Sono storie di gran successo, la storia di Rapolano, un gruppo di persone nate anche loro nel mondo scravo, poi che hanno preso la loro strada, hanno messo a punto dei brevetti, hanno venduto questi brevetti molto bravi,
parte dei soldi fatti li hanno investiti in un centro di ricerca a Napolano che è andato a un punto interessante e ha convinto la più grande azienda italiana, Mennarini, a investire 100 milioni in questa cosa. Cioè sono segnali importanti, ma poi ci sono aziende piccole che si occupano di prodotti medici. Noi abbiamo incubato un'azienda piccolissima che però ha fatto un'idea geniale, un sistema per disinfettare gli stetoscopi, il famoso tema, no? I medici che trasmettono le malattie quando, dallo stetoscopio perché non è abbastanza pulito. Questo hanno fatto un sistemino ed è ripeto, un gruppo di tecnici e ingegneri che sono da noi, quindi non c'è solamente il concetto della grande azienda, il fatto è ultimo, molto importante, lavoro ai laboratori. Noi abbiamo circa una settantina di ricercatori che stanno in laboratori che sono di fondazioni non profit, fondazioni che si occupano di diabete, una di oncologia, nate da finanziamenti di più che altro europei, di professori universitari o delle scotte, che questa attività la fanno da noi, perché ovviamente da noi il valore aggiunto qual è? Che ci sono decine di milioni di attrezzature. Certo. Allora, che cosa potrebbe fare il territorio, la città, le sue istituzioni per far sì che, insomma, diventi, come dire, un supporto ulteriore a questa vostra attività, diciamo, di incoming, di investimento, no, in questo settore? Io penso a questo palazzo qui dietro, no, la Fondazione Monte dei Paschi, dove è stato presentato, non le chiedo un commento, commento io, dove è stato presentato un bilancio in rosso dicendo abbiamo dimezzato il rosso dell'anno scorso. Ma che c'entra? Il patrimonio è ancora sceso, siamo a 400 milioni rispetto a 500, ma che cosa ci sta a fare la Fondazione Monte dei Paschi di Siena? Non le chiedo un commento. No. Diciamo, ma la Fondazione Monte dei Paschi di Siena potrebbe specializzarsi però, questo? Ma, io per su dire. Questo settore io una lancia devo spezzarla. TLS comunque non ci sarebbe stata se la fondazione, perché TLS... No, ma quella fondazione lì, quella degli anni passati, quella del Bancomat, diciamo, che c'entra, ma diciamo, ora non c'è più, no? Quella. Però comunque oggi la fondazione è, insieme a Sanità Regionale, i nostri due... Certo. Noi oggi sostanzialmente noi riusciamo a pagare la nostra attività con gli affitti, perché noi alla fine noi affittiamo laboratori, spazi, noi abbiamo circa 35 dipendenti, di cui una parte sono ex Siena Biotech, perché cosa ci terrei a dire? Dai nostri conti fatti sono rimasti pochissimi i lavoratori ex Siena Biotech a spasso. Cioè quello che si è avverato, quello non fa, dicevamo, io ricordo di avere una discussione con, in un convegno con un dirigente sindacale, che il vero modo di salvaguardare il lavoro era quello di fare quello che è successo, cioè permettere la presa d'atto che quella via era finita, non c'era più i soldi, e liberare quelle risorse, perché grazie al fatto che si è liberata quello spazio, il sistema sanitario regionale ha affittato dal dottor Fetale quello spazio, noi abbiamo potuto assumere un gruppo di persone, ma altre persone le ha assunte la Glaxo, altre persone sono state assunte dalle aziende, perché è chiaro che qualunque azienda viene da noi, gli proponiamo per primi i curriculum, ormai ne sono rimasti pochissimi. Cioè il fenomeno importante è che questo è il modo di creare lavoro. Allora, tornando, quindi noi ci paghiamo con questi servizi l'attività corrente, abbiamo bisogno di soldi dalla ragione della fondazione per completare il pagamento degli investimenti fatti, perché la forza di TLS, che ne fa un fatto unico in Italia, è proprio perché ha impianti. Noi abbiamo negli anni investito, i miei predecessori, questo non è merito mio, in attrezzature. Abbiamo una palazzina affittata ancora per 30 anni dentro la collina Glaxo, e più abbiamo la struttura ex la Siena Biotech all'esterno. Sono 10.000 metri quadri laboratori altamente attrezzati, dove una piccola azienda, un piccolo laboratorio non deve spendere subito soldi a comprare gli impianti, ci paga l'affitto e quindi spende i soldi in pagare gli stipendi. Certo. E questo funziona, questo è il progetto, devo dire, TLS, per questo abbiamo deciso di dare un po' più spazio quest'anno anche al bilancio, perché è quasi più notorio nazionale. Io sono stato invitato come speaker dal ministro Lorenzin due giorni fa agli Stati Generali della Ricerca Sanitaria in Italia, e ho fatto la tavola rotonda insieme al ministro, insieme al direttore di supervisione sanità, insieme ai vertici della sanità italiana, e TLS è considerato un modello di riferimento di come si può fare in un accordo non profit tra pubblico e privato trasferimento tecnologico, anche perché la sanità è il posto dove non si può fare ricerca se non c'è l'ospedale accanto, la clinica. E il fatto importante, lo dicevo ieri, è che d'accordo con la professoressa Cardi, noi e con il direttore Tosi, porteremo in TLS alcuni laboratori delle scotte, ovviamente non i pazienti. Certo. Oggi i giornali titolavano il contrario, non capiva, sembrava che noi siamo le scotte, il contrario. Che ricoverati a Toscano la Science. Esatto, no, non era questo, ovviamente. Quello ancora no. Però questo concetto, e questo concetto più, tanto è vero, ed è un segnale, Farmindustria, l'associazione delle aziende farmaceutiche, sta diventando nostro socio. Perché? Perché riconosce che il nostro modello piace al sistema anche dell'industria.
E la Toscana è l'unica regione d'Italia che in questi anni ha aumentato l'attrazione di centri di ricerca. Tutta l'Italia sta aumentando l'attrazione di fabbriche farmaceutiche, ma di ricerca solo la Toscana. Le altre due grandi regioni farmaceutiche, la Lombardia e il Lazio, hanno perso laboratori. Noi e la vicenda Glaxo è male. Io racconto un aneddoto che forse farà arrabbiare, io sono, sapete, io sono nato a Siena, che sono arrivato da 4 anni, quindi non ho l'accento. Sono andato a sentire il grande capo di Glaxo, che è un sir inglese, che presentava a San Francisco, agli analisti finanziari, la nuova Glaxo, e a un certo punto racconta che in questa decisione di fare dei vaccini la terza gamba dell'azienda, quindi la operazione con Novartis, e fa vedere le diapositive, le slide, come si dice, di come organizzate, e c'è un'intera slide solo su Siena. Quello accanto a me mi ha chiesto cos'era Siena, cosa voleva dire, pensando che Siena fosse un acronimo, mi chiedeva cosa vuol dire S, vuol dire guardi che Siena è una città della Toscana, cos'è la Toscana? E guardate che poi gli ho detto vicino a Firenze, allora quando ho detto Florence si è ritrovato, ma perché in realtà nella cultura poi spesso americana c'è molto provincialismo, sì. Però perché il signor, lui capì che ero italiano, perché mi chiese questo? Perché fu colpito dall'enfasi che nella presentazione dell'amministratore delegato mondiale Glaxo da Siena. Questa è una conquista che fa merito al gruppo dirigente IRS, che sono fatto tutti senesi, il professor Apuoli in testa di Glaxo, è un grande momento, e questo gruppo è un gruppo che intorno a cui si sta costruendo queste cose. Io credo sia veramente il futuro, anche occupazionale. Noi come TLS, ad esempio, abbiamo dato vita con altre istituzioni a un ITS, cioè una scuola superiore post diploma che è tecnicamente appoggiata al San Rocchi perché non viene fatto un nuovo edificio, il cui compito è fare dei diplomati in produzione biotecnologica, non è un generico diplomato, certo. Un diplomato in produzione biotecnologica, cioè qualcuno preparato per fare questo. E questo sarebbe, come dire, il vero aggancio fra scuola e lavoro e formazione di cui si parla tanto e poco si fa. Grazie a Fabrizio Landi, grazie davvero, anche perché un pochino di cose positive finalmente è bene raccontarle. Adesso andiamo alla pagina sport. Ultima trasferta dell'anno per la Roburziena, che domani alle ore 15 sarà sul campo di Ponte Aegola contro il Tutto Cuoio. Con una classifica ormai definita, i bianconeri hanno l'unico obiettivo di riscattare lo 0-4 dell'andata. Carboni deve rinunciare alla vista squalificato, oltre agli infortunati Portanova e Mastronunzio, mentre dovrebbe recuperare Ficagna. Recuperati anche Celiento e Burrai dopo la squalifica. Ricordiamo la lunga diretta di domenica su Radio Siena TV con il pre-gara che partirà alle ore 14 e prevede collegamenti con il Gino Manni di Colle Valdelsa per il derby di Serie D fra Collegiano e Poggibonsi. Quindi radio cronaca esclusiva di Tutto Cuoio Robur su Radio Siena. Chi vorrà vedere la partita potrà collegarsi sul sito Sport Tube. Infine, post-gara su Radio Siena TV con interviste e commenti. Vigilia di playoff per la Mezzana 1871, che lunedì affronterà Imola, gara 1 degli ottavi di finale. La squadra di Ramagli partirà lunedì mattina per Imola, dove la sera alle 21 appunto affronterà l'Andrea Costa. Gara 2 si giocherà ancora in Emilia, mentre è attiva anche la prevendita per gara 3 al Palaestra. Da capire quelle che sono le condizioni di Diliegro dopo l'infortunio alla spalla che lo ha tenuto fermo ai box nell'ultima partita di stagione regolare. Ascoltiamo il coach Alessandro Ramagli. Giusto presentare la nostra prima avversaria in questa serie di playoff. Intanto c'è la curiosità di giocare contro una squadra che non faceva parte del nostro girone, quindi ha senso fare anche una presentazione giocatore per giocatore, oltre ovviamente a individuare quelle che sono le loro caratteristiche principali. I due playmaker sono due giocatori giovani, uno del 94 Gerardo Sabatini e l'altro del 93 Francesco De Nicolao. Sono due giocatori simili, quindi di grande ritmo, che mettono pressione sulla palla, che amano giocare in campo aperto e che sanno anche mettere in difficoltà il playmaker avversario con una pressione costante. La guardia è un po' il fiore all'occhiello di questa squadra, Carvel Anderson, uno dei giocatori più prolifici in questo campionato, un tiratore puro che sa fare canestro veramente in tanti modi, un giocatore da grandi bottini. Le due ali sono Norman Hassan, un tiratore puro, e Patrizio Prato, giocatore molto esperto che tutti quanti conoscono molto bene. I tre lunghi che ruotano nelle posizioni di 4 e 5 sono Leonard Washington, un numero 4 di grande impatto fisico, grande atleta, mancino, che può giocare anche nella posizione di centro. Michele Maggioli, il totem in area di questa formazione, giocatore espertissimo, con tantissimi anni alle spalle anche di Serie A e di Nazionale,
e Francesco Moni, un giocatore che sa giocare a metà nei due ruoli e che quindi può giocare indifferentemente con l'uno e con l'altro dei due lunghi titolari. È una squadra che fa del ritmo il proprio cavallo di battaglia. A metà campo giocano condividendo la palla e usando un sistema di gioco tipico del suo allenatore, che è la triple post offense. L'allenatore è un allenatore di grande esperienza, secondo me di grande qualità. La squadra gioca molto bene e ha raggiunto anche dei risultati probabilmente che nessuno si aspettava all'inizio della stagione. Si sono classificati all'ultima giornata nella quarta posizione, li troveremo quindi come primo incrocio di questo playoff e secondo me sarà un playoff molto, molto duro, un playoff molto intenso, molto difficile, dove queste due squadre cercheranno di mettere in campo le proprie armi migliori per cercare di portare a casa le tre partite necessarie per superare il turno. Stagione finita da qualche settimana, ma l'Emma Villa a Siena si sta già dando da fare per prepararsi al meglio per il prossimo campionato. Il primo passo da fare prima di pensare a costruire l'intera squadra è sicuramente quello di cercare il giusto allenatore, e la società ha puntato subito in alto. In settimana infatti è stato raggiunto l'accordo con Paolo Toffoli, che assumerà l'incarico di guida tecnica della prima squadra nel prossimo campionato di Serie A2. Ritengo che questa scelta sia una scelta di grandissima importanza, perché ritengo che il ruolo dell'allenatore è sicuramente fondamentale per iniziare questo nuovo percorso che noi stiamo intraprendendo. Sarà una stagione molto importante, molto impegnativa, e ho ritenuto che Paolo Toffoli, insieme a tutto il nostro staff, insieme a Fabio, alla nostra società, abbiamo ritenuto che Paolo fosse la persona a mio parere più indicata, perché a parte che è stato un grande campione come giocatore, quindi un onore per noi, tutti i ragazzi della generazione dei fenomeni come è stata definita, ma al di là da quello ritengo che Paolo abbia avuto un percorso molto interessante in questi anni. Pluricampione mondiale ed europeo con la nazionale da giocatore, Toffoli ha conquistato anche due argenti e un bronzo alle Olimpiadi, iniziando poi la carriera di allenatore nel 2010 con la Scavolini Pesaro, squadra femminile di A1. Nel 2012-2013 è stato allenatore del Volley Brolo in A2, lasciando a fine stagione l'incarico per ricoprire quello di vice allenatore della nazionale femminile. Nel 2013 poi alla guida del Toscania Volley ha raggiunto ottimi risultati, la promozione in A2 e un terzo posto in una semifinale di Coppa Italia nella stagione appena conclusa. Sicuramente sono onorato di essere qui nell'Emma Villas, è una società ben organizzata che punta in alto. Io del resto sono un allenatore che punta in alto, sono molto ambizioso e quindi diciamo mi hanno chiesto di venire qui a Siena per vincere. Io voglio vincere, voglio portare diciamo l'Emma Villas in A1. Non sarà facile, sarà un campionato molto, molto agguerrito. Io spero di dare il mio contributo, che ci sia l'affiatamento, l'amalgama, questo è una cosa fondamentale. Poi la squadra, i giocatori, e secondo me la squadra come caratteristica principale è quella di non mollare mai. Cioè, le altre squadre quando giocheranno contro Siena dovranno dire: ah, Siena è una squadra ostica, che per mettere giù la palla dobbiamo sudare sette camicie. Questo, che dobbiamo essere una squadra che non molla, dura, coriacea, e naturalmente essendo diciamo una squadra, sarà una squadra allestita per vincere con grandi giocatori, ma che delle volte, non sempre, avere grandi giocatori si vince. Il problema è che ci sono giocatori, ognuno al proprio posto, e che si crea quel cocktail, quell'alchimia giusta affinché si possano raggiungere grandi risultati. Bene, eccoci qua al terzo ospite di stamani, Enrico Tucci, che presentiamo stamani come primario di radioterapia di Grosseto, di scuola senese ovviamente, ma questo è come la tua etichetta di stamani. Precisiamolo. Prima di iniziare a ragionare però vi facciamo vedere un servizio di Susanna Guarino che ci racconta le novità della stagione paliesca già fortemente in fermento con le corse di addestramento, le corse in provincia eccetera. Vediamo, Susanna Guarino.
Il protocollo del 2016 ha un numero importante di cavalli esperti o ritenuti tali sui quali contare, ben 16, di cui 4 vittoriosi. Ci sono gli anziani di 11 anni con Mocambo, 6 pali corsi, Morosità prima, 5 pali corsi e 2 vittorie, e Mississippi con 4 pali corsi e 1 vittoria. Poi ci sono i 9 anni, dove c'è Oppio, che ha corso 4 pali e ne ha 21, Osvaldo 3 pali, Osama Bin un palio, così come Ondina prima che ne ha corsi 1. Gli 8 anni sono Porto Alabe, che ha corso 6 pali, Poloschi, che ha corso 4 pali e ne ha vinto 1, e poi Pestiforo e Preziosa Penelope. I 7 anni sono Querino con 3 pali, Quadrivia 1, Quasimodo di Gallura 1, così come Culpa di Gallura. Infine i 6 anni con Ractu, che ha corso un palio. Sono tutti cavalli molto interessanti su cui si può lavorare per comporre lotti importanti. Logicamente la prima parola spetta ai veterinari, che avranno il compito di decidere quali di questi possono proseguire il loro cammino di avvicinamento alla tratta. Affidabilità ed esperienza, alcuni di loro ne hanno da vendere, ma senza togliere niente a nessuno, a parte i vittoriosi, meritano una nota di stima per la crescita dimostrata a Quadrivia, Ondina prima e Osama Bin, anche se con un solo palio corso già all'avvio di stagione hanno fatto vedere cose egregie. Da questa piccola apertura possiamo dire che il materiale a disposizione è veramente interessante, con 116 cavalli iscritti, di cui qualcuno nel tempo è sintomatico, lo perderemo, ma proviamo a fare il punto. 3 cavalli hanno 11 anni, 8 ne hanno 9, 10 cavalli sono di 8 anni, 16 cavalli di 7 anni, ben 24 di 6 anni e ancora 37 di 5 anni e 18 di 4 anni. Cominciamo con i cavalli di 4 anni, che sono molto interessanti dal punto di vista morfologico e atletico. Dobbiamo dire che i proprietari li hanno veramente presentati in splendida forma. Al momento comunque sono stati impegnati a Pian delle Fornaci, Monteroni d'Arbe e Fucecchio, unica eccezione Tristezza con una presenza solo a Mociano. Chi ha rubato l'occhio per quel poco che abbiamo visto in questo scorcio di stagione tra Mociano e Monticiano sono Parledi, Querida di Marchesana, Conteste Tou, Re Mysterio, Re Confesso, Rexy, Reinhard Kind, Romanzo per Anna, Soteresu, Solo Tu e Due e Superbia de Sedini. Certo, siamo solo all'inizio e sicuramente vedremo crescere anche altri soggetti che, ripetiamo, essere interessanti, quindi non se ne può volere se non ci sono i nomi dei vostri beniamini in questa prima fase. Ricordiamo inoltre che se è vero che Monticiano è un circuito interessante per vedere i cavalli all'opera, è altrettanto vero che la pista è bugiarda perché le traiettorie possono essere variabili a seconda dell'impostazione e che il percorso di Mociano è veritiero per l'impostazione delle traiettorie, ma totalmente falso per il fondo della pista, nettamente diverso da quello di Piazza del Campo, ma queste sono cose tecniche delle quali solo alcuni esperti possono parlare. Eccoci qua, allora Enrico Tucci, sulla sanità senese, che te vedi appunto da Grosseto, no? Insomma, con un occhio un pochino distaccato, ma conoscendola ovviamente, qual è lo stato di salute della sanità toscana? Senese, scusa, non toscana. Lo stato di salute della sanità senese è sospeso, perché naturalmente la sanità senese vuol dire il policlinico Le Scotte, non ci nascondiamo dietro il dito, nel bene o nel male Le Scotte dettano legge, quindi quello che va bene alle Scotte va bene per la sanità senese e viceversa. Allora, stiamo aspettando degli investimenti promessi, che non si sa, molto ingenti, promessi che non si sa se arrivino. Stiamo aspettando invece che vadano a compimento nuove sale operatorie, quelle sono realtà. Stiamo aspettando un sacco di cose, stiamo aspettando di vedere quale sarà l'assetto definitivo di questo grande ospedale, finora grande ospedale, che rischia di diventare solo un grosso ospedale, e questo sarebbe un grave cruccio per me, che ci ho passato gran parte della mia esperienza professionale negli anni più fecondi naturalmente della gioventù. Quindi direi siamo in un film, la fotografia non si può scattare oggi, posso solo registrare che non noto grande volontà di riaffermare Le Scotte come terzo polo importante della sanità pubblica in Toscana accanto a Careggi e a Pisa. Noto una volontà di dismissione, sarebbe una parola troppo grande e poi antipatica, noto che non si rema in questa direzione. Mi sembra di vedere che siamo depauperati di varie professionalità, abbiamo non colto l'occasione di avvalerci di grandissime professionalità in passato ed eccellenti professionalità ancora oggi, non abbiamo capito cosa vogliamo fare da grandi. Enrico, io negli ultimi 2 anni ho avuto bisogno, una volta personalmente,
una botta piuttosto grossa, quindi nel reparto Stroke, si chiama così. Stroke Unit. Del professor... Perché siamo inglesi, a te non ti piace l'inglese. No, esatto, esatto, del professor Martini. Grande amico e grande medico. Grande medico e a grande persona per come sono stato trattato anche umanamente. Poi ho avuto un'altra esperienza lo scorso anno con mio suocero, una cosa molto difficile, un'operazione di 8 ore, insomma... E tutte e due, devo dire, esperienze molto positive, proprio anche dal punto di vista del rapporto umano. C'è una qualità che rimane? Sicuramente. Allora, io ho pazienti di Grosseto che per vari motivi afferiscono anche a Siena, come logico e giusto. Anzi, siccome la mia radioterapia è stata chiusa 6 mesi per una ristrutturazione molto importante, abbiamo dovuto mandare pazienti continuativamente ai colleghi di Siena e tutti sono rimasti molto colpiti dal lato umano, cioè c'è un'accoglienza... ineccepibile. Io stesso in questi giorni sto vivendo un'esperienza personale con mia madre e colgo l'occasione di ringraziare tutto il personale delle malattie infettive e di patologia che lavora al primo lotto e piano sesto, perché diciamo l'accoglienza è squisita e anche dal punto di vista professionale ineccepibile. Detto questo, ci sono però dei lati meno brillanti. Secondo me il lato meno brillante è che a fronte di un forte investimento impulso della regione, soprattutto su Careggi, ma con Pisa che non si fa mancare niente, con una campagna acquisti forte di Careggi, Siena invece sembra quelle squadre che devono vendere tutti gli anni i giocatori migliori per cercare di stare a gara. Cioè, ecco, questa campagna non è la nostra missione. Ecco, questa campagna acquisti nella sanità significa che bravi primari, bravi medici, bravi chirurghi non restano a Siena e vanno via. Allora, io sono abituato a fare i cognomi, perché vai, è la mia indole, che non mi procura tanti amici, ma insomma sono amico della verità. L'ultimo esempio è il professor Trabalzini, che non ho l'onore di conoscere personalmente, di cui però conosco il curriculum e le pubblicazioni. Trabalzini è un chirurgo della base cranica, che è un posto difficile da operare al confine tra l'otorino e la neurochirurgia. Sono pochissimi gli specialisti di questa disciplina. Allora Trabalzini è venuto a Siena e ha fatto bene. Quando è stato il momento di riconoscergli un ruolo, sappiamo tutti l'università in questo momento c'è un po' di rivolgimento, il rettore ci fa sapere che farà nuove assunzioni e questo ci fa molto piacere, quindi sono arrivati un po' di soldi, il bilancio almeno sulla carta è stabilizzato e quindi l'università deve investire sui grandi professionisti e sui giovani, parimenti, perché abbiamo bisogno di nuove leve, abbiamo bisogno anche di professionalità consolidate. Il morale della favola è che il dottor Trabalzini non è potuto diventare professore, non sta a me dire perché e per come, però è in forza ora all'ospedale Meyer di Firenze, altro punto di aggregazione di grandissimi professionisti, perché la regione punta a scalzare il Gaslini dalla classifica dei top ospedali pediatrici per fare diventare il Meyer il miglior ospedale pediatrico d'Italia. Benissimo, ma noi... Allora, questi sono i problemi. Avevamo un chirurgo toracico di grande livello, che è il mio amico Voltolini, Luca Voltolini, senese. Dirige la chirurgia toracica di Careggi nell'ambito di questa campagna acquisti promossa dalla direttrice Calamai di Careggi. Abbiamo occasioni perse di grandi chirurghi che a Siena diciamo non sono potuti afferire. Non sta a me dire se è un bene o un male, dico solo una cosa. L'esperienza di Grosseto insegna che un ospedale modesto diventa un ospedale importante, e Grosseto lo è, lo vedremo poi nei prossimi anni, quando arrivano grandi chirurghi. La venuta del professor Mariani, Lupaiolo, il nostro carissimo amico, a Grosseto nel 1998 ha cambiato il volto dell'ospedale e l'ha preparato all'avvento di un grandissimo chirurgo che è Cristoforo Giulianotti, attualmente all'Università di Illinois, Chicago Università di Illinois, il pioniere della robotica in chirurgia generale riconosciuto in tutto il mondo, che dal 98 al 2007 è stato a Grosseto. Poi è andato a Chicago, ma lui sarebbe andato volentieri in un'altra cittadina senese, molto vicina a Grosseto. Senti, se avete qualcuno bravo o a Grosseto o a Siena, magari in nefrologia robotica, no, siccome a Lucca hanno asportato un rene sano, magari... Ma che ne pensi di questa una cosa così che accade in Toscana? Io penso che l'errore umano è sempre possibile. Quando gli errori umani si sommano, succede il patatrac. Qui c'è stato il concorso di diverse circostanze. Un pochino di superficialità, questo sì, purtroppo da quello che si legge nei giornali, poi bisogna vedere poi la realtà fattuale.
diciamo che se un radiologo sbaglia a scrivere materialmente un referto sbagliando un lato, questa è un'eventualità che è molto ben presente a tutti, perché gli organi pari sono sempre a rischio di essere scambiati. E qui, se è vero, come sembra di capire, che il chirurgo non ha esaminato la TAC prima dell'intervento, ma è andato, diciamo, liscio sulla base del referto, direi che si è peccato, diciamo, di superficialità. Poi non era disponibile la macchina che avrebbe permesso di fare quell'esame, comunque discriminava fra i due reni prima dell'intervento, e questa è la fatalità. Fatalità, errori umani e superficialità creano il disastro. Questo non vuol dire però che la sanità toscana non funzioni. Anzi, il fatto che sia emerso rapidamente, a mio parere, io sono un inguaribile difensore della sanità pubblica toscana. La vedo da destra, come è ben noto, ma credo che sia un patrimonio che dobbiamo salvaguardare tutti, perché in un momento di crisi, se dobbiamo poi trovarci a rischio anche sul lato sanitario, e allora non ce la facciamo più nessuno, anche dal punto di vista economico, ovviamente, oltre che dal punto di vista fattuale. Quindi è un patrimonio che va salvato. Lucca è uno spiacevolissimo incidente, ma come tale va considerato, derubricato, e saranno messe in atto procedure più cogenti per impedirlo in futuro. Allora, grazie a Enrico Tucci di essere stato con noi. Complimenti al figlio Francesco, brillantemente laureato in Economics, che è una laurea magistrale in inglese che la nostra università offre in concorso. Ha fatto un double degree, cioè in concorso all'università di Uppsala. Cervello in fuga? Io non credo alla nozione dei cervelli in fuga. Credo che i cervelli debbano girare. La circolazione dei cervelli che alza la qualità totale. Sarebbe bello se qualche cervello si fermasse anche più da noi, ma non necessariamente di Siena, non so se rende l'idea. Cervelli. E allora, di nuovo, complimenti a Francesco, grazie a Enrico Tucci. Noi vediamoci le rubriche adesso, Simonetta Losi, lingua senese, e poi Francesco Ricci, le parole sono importanti, il testo di letteratura che viene brillantemente letto da Francesco, e poi Roberto Guigiani con l'itinerario del weekend. Oggi parliamo dei piaceri della carne. No, non è la solita polemica fra i carnivori e i vegetariani, è proprio come il vernacolo entra in cucina proprio all'altezza del secondo piatto. Parliamo delle parole e delle espressioni legate ai bovini. Il bue, o meglio il bove, dal latino bovem, si presta ad alcune similitudini, come per esempio mangiare come un bove. L'amico Francesco Tanganelli mi ha contattato in chat e mi ha posto un quesito. Una sera, parlando a cena, discutendo con sua moglie, dice: ma si dice braciolina o bragiolina? La versione, diciamo così, corretta è braciola, che viene da brace. Ma per quel fenomeno tutto senese che trasforma in molti casi la C in G, come per esempio nei termini dugento, gattivo, anche la braciola o braciuola si è trasformata in bragiola, con l'alterato bragiolina. Del resto la brace si chiama anche bragia, quindi tutto ha una sua logica interna. Un animale giovane è un lattonzo, o più spesso un lattonzolo, cioè un animale che si nutre ancora di latte. E questo si dice metaforicamente anche per un giovincello inesperto, per un novizio in qualche arte. La metafora del giovane bovino ha dato origine al titolo di un famoso film italiano, I Vitelloni. Cresce l'animale e si ha la bistecca. La bistecca, che viene dall'inglese beef steak, che è un composto di beef, bove e stick, che viene dal tedesco Stück e che significa pezzo, fetta. Bistecca è una parola relativamente recente, è un neologismo e indica la fetta di carne, come tutti sappiamo, che si fa in gratella. Al sangue, cottura media, ben cotta, è l'unica fiorentina che ci piace, quella che si mette nel piatto. Buon pomeriggio. Nel 1908 a Firenze venne fondata la rivista La Voce, e Vociani da allora
furono detti gli scrittori che in qualche modo, che a qualche titolo, vi collaborarono, come Clemente Rebora, come Dino Campana, come soprattutto il poeta ligure Camillo Sbarbaro. Camillo Sbarbaro è un grande poeta del primo Novecento, fu amico di Eugenio Montale e fu anche molto ammirato da Eugenio Montale, che lo ricorderà e che gli dedicherà due liriche, In ossi di seppia. Nel 1914 Camillo Sbarbaro pubblicò una raccolta pianissimo dal titolo palesemente musicale e che già suggeriva l'idea di una poesia privata di qualunque ruolo, di qualunque ambizione pubblica e ridotta piuttosto ad una confidenza, ad una confessione privata, una confessione da rendersi sottovoce, pianissimo appunto. In questa raccolta, per la prima volta, la città si accampa nella letteratura italiana. È vero che c'era già il precedente importante delle città terribili d'annunziane, però stavolta la centralità della città moderna è una centralità assoluta, non solo, ma la città, come già la Parigi di Baudelaire, anche in Camillo Sbarbaro, assume dei tratti negativi, inquietanti, è luogo della solitudine, dell'inautenticità, è luogo nel quale il poeta prende atto della generale reificazione, vale a dire della riduzione delle persone a semplici cose. Il poeta in questo è un privilegiato e un condannato. Per lui lo sguardo è, cioè, privilegio e condanna, nel senso che da un lato può cogliere meglio degli altri la verità dell'esistere, vale a dire la sofferenza, la solitudine, l'angoscia. Dall'altro lato però, essendo questa scoperta una scoperta negativa, ecco che la sua chiaroveggenza viene scontata con una maggior sofferenza. La poesia che vado a leggere è la poesia di apertura. Taci, anima stanca di godere e di soffrire, all'una e all'altra vai rassegnata. Nessuna voce tua odo se ascolto, non di rimpianto per la miserabile giovinezza, non diro di speranza e neppure di tedio. Giaci come il corpo, ammutolita, tutta piena di una rassegnazione disperata. Non ci stuperemmo, non è vero, mia anima, se il cuore si fermasse, sospeso se ci fosse il fiato. Invece camminiamo, camminiamo io e te come sonnambuli. E gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne che passano sono donne, e tutto è quello che è, soltanto quel che è. La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca, perduto alla voce la sirena del mondo, e il mondo è un grande deserto. Nel deserto io guardo con asciutti occhi me stesso. Il deserto, parola chiave che Camillo Sbarbaro lascerà in eredità a tutto quanto il Novecento lirico. Il deserto esterno al soggetto, cioè il mondo, la vita sociale, ma anche il deserto interiore. Ed ecco allora in evidenza questa atonia sentimentale, questa insensibilità. La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca. Siamo già sulla strada che condurrà al mal di vivere di Eugenio Montale. Buonasera. Il treno Natura di domani, 1° maggio, un treno naturalmente a vapore, ha come destinazione Sant'Angelo Scalo, vicino a Montalcino, e per la prima maggiolata
della stagione, la tradizionale festa delle campagne senesi, delle campagne toscane, che segnava la fine della brutta stagione, del freddo, anche se ormai siamo a primavera inoltrata, e l'inizio invece della bella stagione, maggiolata quindi con canzoni, stornelli, folklore lungo le vie della piccola cittadina, e quindi una meta particolarmente attraente, un classico del programma del treno Natura. Se però vi piacciono, come immagino e spero, le maggiolate, segnatevi in agenda quella principale, che è quella di Lucignano in provincia di Arezzo, che c'è fra un po' di tempo, dal 22, il 24 e il 29 maggio, ed è sicuramente la più grande di tutta la Toscana. Il comune di Lucignano si definisce proprio quello della maggiolata e ha ben titolo di farlo. Sempre domani, domenica 1 maggio, come dicevo, vi segnalo a Siena un'apertura davvero straordinaria, quella dall'Archivio di Stato, il Museo delle Tavolette di Bicherna, le antiche tavolette fatte dai grandi pittori senesi del 300 e 400 per la magistratura contabile della Repubblica Senese, oltre 100 piccoli capolavori che servivano proprio da copertina dei libri contabili. È un museo che è aperto gratuitamente tutti i giorni la mattina, per questa occasione invece aperto tutto il giorno, quindi occasione da non perdere anche per poi affacciarsi da una terrazza bellissima su Piazza del Campo. E visto che siamo a Siena, inizia domani, durerà fino alla fine di giugno, tutte le domeniche mattina, Siena Francigena, è la terza edizione, in un percorso che va da Porta Camollia, punto a nord della città, fino a Porta Romana, quindi l'uscita sud diretta verso la capitale, una visita guidata con guide turistiche, appunto, che ripercorre i passi di antichi pellegrini, antichi viandanti che attraversavano la città e trovavano un sicuro ricovero. Avrete la possibilità di visitarlo nel Santa Maria della Scala. Bene, siamo arrivati in fondo a Di Sabato, non rimarrebbe che dire Di Sabato torna come sempre Di Sabato, e così è fino al sabato prima dell'estrazione, sarà l'ultima trasmissione di Di Sabato, però questa è l'ultima trasmissione di cui mi assumo la responsabilità totale, cioè l'ultima trasmissione che è anche non solo la mia, ma è anche da direttore responsabile di Siena TV. Da domani sarà direttore di Radio Siena TV Matteo Borsi, a lui tantissimi auguri, e a tutti i colleghi della redazione, a tutto lo staff, l'ho già scritto su Facebook nel comunicato, qui non c'entro. Vorrei ringraziare qui soprattutto chi ha seguito Radio Siena TV in questi anni, chi ha seguito le nostre trasmissioni, comprese le mie, chi ci è stato vicino anche incontrandoci per strada, dicendo andate avanti, così va bene, oppure così va male, perché è assolutamente giusto anche questo. Quindi una città che in questi anni via via abbiamo sentito più vicina allo sforzo che facevamo di cercare di rendere Radio Siena TV un elemento importante per l'informazione della nostra città, un'informazione autonoma, indipendente, un'informazione che serva magari a risvegliare, a attenzionare un po' di più noi senesi sulle sorti della nostra città. Non necessariamente una città allo sfascio, ma una città che ha bisogno di gente sveglia, di gente che abbia pensieri, progetti, idee, che critichi, perché la critica è il sale e il pepe della democrazia, che abbia la volontà di cambiarla questa città ovviamente in meglio, che abbia anche il piacere di ricordare quello che è stato l'insegnamento di una delle sue figlie più grandi, festeggiata quest'anno in un modo molto molto più piccolo, insomma, rispetto al passato. Parliamo di Santa Caterina da Siena, non ci sono più i militari di leva, i militari messi in piazza costano, sono sempre meno un piccolo drappello, ma è stato detto anche che c'erano pochi senesi ormai alla celebrazione in Piazza del Campo per Santa Caterina, e questo è vero, e Santa Caterina quindi è stata festeggiata nella sua casa, nel territorio della sua contrada, nel suo santuario, in Fontebranda. Bello anche così. Santa Caterina merita di più, soprattutto perché ci ha lasciato a noi senesi tante pagine di testimonianza che a leggerle oggi sono un incitamento ad essere migliori, tutti noi, giorno per giorno. Come quando dice: avete taciuto abbastanza, è ora di finirla di stare zitti. Gridate con 100.000 lingue, io vedo che a forza di silenzio il mondo è marcito.
La mia ultima trasmissione da direttore di Radio Siena TV finisce così, ma di sabato torna come sempre di sabato.